visto la positività o meno delle varie sostanze, siamo arrivati a questo punto, noi andremo a verificare se l'8-mirtilvit è positivo o no, perché in caso di cistiti o altri problemi di vario genere, non mi sto qua a dilungare, bisogna capire se l'8-mirtilvit è positivo oppure no. In questo caso è negativo, non lo usiamo e quindi va bene così. Però nel caso in cui fosse necessario va introdotto, perché ci possono essere dei motivi che è necessario. Quando poi si dovesse vedere che il micox è diventato negativo, il 33 è diventato negativo, il 30 è diventato negativo, a quel punto rifaccio un controllo per capire se l'8 è diventato positivo, quindi questo in una seconda sessione, o in una terza o in una quarta sessione, vado a verificare l'importanza o la necessità di introdurre mirtillo di alta qualità oppure no. Perché nonostante sia un grandissimo prodotto, non è detto perché questo sia un prodotto di alta qualità che sia per forza necessario, ma io lo devo comunque verificare perché non so cosa è successo nel frattempo a livello intestinale. E quindi andrò a testare queste sostanze e a quel punto, se sarà positivo, si farà una terapia, si farà una dose ideale dell'8, si farà un monitoraggio per capire per quanto tempo va preso, eccetera, eccetera. E se no, se non è positivo l'8, io a questo punto, quando vedo che è positivo 32 e 31 e 32, a questo punto vado a verificare anche il 78, che serve per la pellicolazione dell'apparato gastrointestinale. Vedo che è negativo, basta, ma nel caso di riflusso, in caso di ulcerazioni, eccetera, eccetera, il 78 io dovrò capire se è positivo o negativo, perché mi dà una fotografia esatta dell'intestino e quindi e dello stomaco, tutto l'apparato digerente. Quindi capire se 78 è positivo o negativo mi farà capire la situazione che ho davanti. A quel punto vado a verificare se comunque quegli altri due non sono necessari. Io andrò a fare un'altra verifica ancora. Andrò a verificare il nutrimento del tessuto connettivo, che è uno dei tessuti più importanti dell'organismo, che prende tutta la persona. E quindi vado a testare il 9. Vedrò che il 9 è positivo, che il 9 connettivit è una sostanza che è sempre positiva, perché nutrire il tessuto connettivo è una cosa fondamentale. Capirne poi l'importanza sta a voi. Dal canto di metodo MSC noi diciamo che va testato, e quindi a questo punto poi voi sceglierete se prenderlo oppure no.